La prima giornata del Rally del Corallo vede Marco Bianchini in testa alla classifica. Il pilota sammarinese su Lancia Stratos ha approfittato al meglio dei problemi meccanici lamentati a Mores dal campione norvegese Walter Jensen, che si era aggiudicato le prime tre speciali di Usin, Ittiri e Monte Traessu. La seconda parte della giornata ha quindi visto Bianchini e Lucio Dazzanche contendersi il titolo di giornata in vista della chiusura prevista per oggi. Le speciali predisposte su sterrato si correranno per 2 volte a Monte Ossoni e Olico Sedini e Santa Vittoria, con arrivo previsto ad Alghero attorno alle 17:20.